L'Apostolo gioca qui chiaramente su quella contraddizione tra filosofia e religione che esisteva nell'antichità. La filosofia greca era giunta, anche se in forme contraddittorie e insufficienti quanto all'Italia, alla conoscenza del fondamento unico dell'universo, lo spirito, che solo è degno del nome di Dio. Ma lo slancio che la sosteneva nella sua critica della religione si era ben presto raffreddato, e a dispetto di questo carattere che le era essenziale, la filosofia greca si era sempre più dedicata alla giustificazione ad un tempo del culto degli dèi e dell'adorazione della potenza dello Stato. Che la verità fosse tenuta prigioniera era quindi un fatto evidente. In questo senso, la diagnosi di Paolo, in riferimento alla situazione storica particolare che affronta, è pienamente fondata. Ma adesso è la questione nostra: possiamo davvero dire che la sua affermazione possiede un valore che va oltre questa determinata congiuntura storica passata? Direi, è certamente necessario modificare i dettagli. Non di meno, essa non descrive solo quanto all'essenziale un tratto qualsiasi della storia, ma la situazione permanente dell'umanità dell'uomo di fronte a Dio. La storia delle religioni è coestensiva alla storia dell'umanità. Da quanto possiamo sapere, non ci fu mai un'epoca in cui la questione del totalmente altro, del divino, sia stata estranea all'uomo. C'è sempre stata una conoscenza di Dio. E ovunque nella storia delle religioni incontriamo, benché sotto figure diverse, il conflitto significativo tra la conoscenza del Dio unico e l'attrazione di altre potenze considerate come più pericolose, più vicine e perciò più importanti per l'uomo del Dio lontano e misterioso. La storia tutta intera è segnata da questo strano dilemma tra l'esigenza non violenta e tranquilla della verità da una parte e la pressione della concupiscenza, il bisogno di vivere in buoni rapporti con le potenze che determinano con la loro impronta la vita quotidiana dall'altra parte. E si assiste sempre di nuovo alla vittoria dell'egoismo sulla verità, benché la traccia della verità e della forza che le è propria non scompaia mai completamente, anzi continui a vivere in forme spesso sorprendenti nel bel mezzo di una giungla piena di piante velenose. Ma ciò vale forse anche oggi, in una cultura totalmente areligiosa, in una cultura della razionalità e della sua gestione tecnica? Io penso di sì. Anche oggi, infatti, la domanda dell'uomo supera ineludibilmente l'ambito della razionalità tecnica. Anche oggi non ci limitiamo solo alla domanda che cosa posso fare, ma ci chiediamo anche che cosa debbo fare e chi sono io. Esistono certo dei sistemi cosmologici evoluzionistici che elevano o vogliono elevare la non esistenza di Dio al rango di un'evidenza razionale e pretendono di provare così che la verità è precisamente che non c'è Dio. Ma questo tipo di teoria generale della realtà tradisce proprio su punti essenziali il suo carattere mitologico. Le enormi lacune del nostro sapere
sono colmate con una serie di apparati scenici mitologici la cui fittizia razionalità non può ingannare nessuno. Che la razionalità dell'universo non possa venire spiegata ragionevolmente sulla base di una irrazionalità è un fatto evidente. Per questo il Logos, che è all'origine di ogni cosa, rimane più che mai l'ipotesi migliore, benché un'ipotesi è vero che esige da parte nostra di rinunciare a una posizione di dominio e di rischiare quella dell'ascolto umile. Neppure ai nostri giorni si può dire che l'evidenza tranquilla di Dio sia stata eliminata, ma va riconosciuto che essa più che mai è resa irriconoscibile dalla violenza che il potere e il profitto esercitano su di noi. In tal modo, direi, la situazione attuale è fondamentalmente caratterizzata dalla stessa tensione tra le tendenze opposte che attraversano la storia intera. Da un lato, l'apertura interiore dell'anima umana a Dio e dall'altro, l'attrazione più forte dei bisogni e delle esperienze immediate. L'uomo è conteso tra le due. Non è capace di sbarazzarsi completamente di Dio, ma non ha nemmeno la forza di mettersi in cammino verso di Lui. Da solo non è capace di gettare quel ponte che potrebbe stabilire una relazione concreta con questo Dio.